Ora andiamo in campo con la rubrica curata in collaborazione con Foglie TV. Protagonista oggi la verdura a foglia larga di stagione. Bentrovati con l'appuntamento in campo. Oggi ci troviamo tra Conversano e Polignano, a pochi chilometri da Bari. Oggi vi porteremo alla scoperta della cicoria Catalogna liscia. Tutti la chiamiamo in modi diversi, Catalogna liscia, cicoria pugliese, ma comunque la si chiami, si tratta di una varietà molto diffusa nella nostra regione, prodotta principalmente nella provincia di Bari e Brindisi e apprezzata in tutta Italia. Si differenzia dalla cicoria puntarelle per la sua forma stretta e allungata e per essere priva dei germogli, ovvero le puntarelle. Ma adesso andiamo in campo. Siamo qui in campo con Francesco Sibilano, responsabile dell'azienda agricola L'Ortolano. Francesco, spiegaci qual è il periodo di produzione della cicoria liscia. La cicoria liscia iniziamo i primi di settembre fino a maggio. Ecco, come viene raccolta e poi confezionata la cicoria? La prima raccolta avviene in campo in base alle esigenze dei clienti o lavorate in casse. Poi viene raccolta sempre nelle casse e portata in magazzino in base ai nostri clienti che abbiamo, o le confezioniamo nelle buste o viene forpaccata. Qual è il clima ideale per la cicoria e che cosa teme? Il clima ideale sarebbe intorno ai 25 gradi. Quello che teme molto è sia la gelatura invernale e quando capita la grandine. Quali sono i mercati di riferimento della cicoria? I mercati che stiamo molto lavorando è il centro, nord Italia, con le grandi distribuzioni. Oggi vi abbiamo parlato della Catalogna liscia, ricca di minerali e vitamine A e C, oltre che di calcio, potassio e fosforo. Inoltre è un'ottima alleata per le diete e per l'apparato circolatorio, oltre che per il nostro fegato. È l'ideale per diete disintossicanti grazie al suo potere diuretico. È un ortaggio che non può mai mancare sulle tavole di noi pugliesi, che l'amiamo così tanto, tanto da dedicargli un piatto della nostra tradizione culinaria, fave e cicorie. Un piatto che associa la dolcezza delle fave all'amarognolo pungente della cicoria. Con in campo è tutto, alla prossima puntata.